avere un ministero per le disabilità significa che da parte di questo governo c'è un'attenzione in particolare su quelle che sono delle categorie che hanno delle fragilità, e non sono io che ho creato ovviamente il ministero, è una volontà anche della Presidenza del Consiglio. E fin da subito all'inizio del governo abbiamo cominciato ad affrontare la questione dell'emergenza anche nel piano vaccinale, abbiamo fatto la priorità l'accesso nei pronti soccorso, tanto per dire le cose che erano anche più essenziali. Poi abbiamo cominciato a lavorare per costruire, magari anche con poco, ma le persone con disabilità trovano delle conquiste, cose che per gli altri sono semplici, ad esempio l'accesso alle ZTL. Adesso con questo sistema della piattaforma per il CUDE, se hai la ZTL, hai l'accesso, l'autorizzazione in un comune, puoi andare in tutta Italia e la piattaforma a breve sarà fatta. Abbiamo ottenuto un aumento del fondo non autosufficienza di 40 milioni, abbiamo chiesto e ottenuto un 100 milioni presso il nostro ministero per fare degli investimenti sui temi della disabilità, ne abbiamo già messi 30 milioni sul turismo accessibile, questa mattina ho visto anche un'altra, una bellissima realtà, sempre qui in Abruzzo, veramente lodevole. Adesso mettiamo altri 60 milioni che saranno destinati per parchi giochi inclusivi, per lo sport accessibile, per dotare anche, non so, i laboratori didattici, le infrastrutture anche per gli enti del terzo settore. E eco bonus ampliato, il tavolo sulle barriere architettoniche, insomma ce n'è veramente uno ogni giorno, e ogni giorno c'è una nuova battaglia. PNRR, 6 miliardi messi su investimenti che possono ricadere anche sul mondo delle disabilità. Qua ringrazio non solo il presidente Draghi ma anche tutti i colleghi ministri che, nonostante abbiamo varie appartenenze, ci siamo trovati veramente concordi, almeno sicuramente sul tema delle disabilità, che è veramente corale e ci unisce tutti. Sul PNRR noi abbiamo un compito importante, che è la legge delega sulle disabilità. È una norma un po' particolare, una norma anche che ha delle complicate, significa e permettere alla persona con disabilità di poter ottenere il suo cosiddetto progetto individuale di vita. Cioè non è che te come persona con disabilità prendi quello che passa al convento, deve essere costruito attorno a te proprio un vero e proprio progetto. Beh, ovviamente sono anche un appartenente alla Lega, e noi come Lega, io stessa nasco nelle amministrazioni locali, e pensiamo tutti che bisogna prima di tutto ascoltare la gente, i loro bisogni e le loro istanze, non dobbiamo far calare le soluzioni come se provenissero dall'iperuranio, dobbiamo continuare a essere sempre dalla parte della gente, con la gente, per la gente. Per questo che anche oggi, adesso io sono qui per l'inaugurazione di una sede della Lega, per me è una grande vetrina di quello che è la nostra attività e il nostro modo di essere ancorati al territorio. 1, 2, 3, vai! E come ministro oggi insieme a noi e per noi e per questa regione, per questa città, ha condiviso incontri, momenti di confronto, di studio, di ascolto, di programmazione. Abbiamo già dato diverse risposte nei territori che abbiamo visitato questa mattina. Lo faremo tra poco anche qui a Lanciano. Vedete, questa è la differenza che passa tra i chiacchieroni, la politica degli slogan, il limitarsi a qualche fotografia su Facebook, e la politica della concretezza, della capacità di saper ascoltare, la capacità di dare la forza e la voce agli ultimi. Perché vedete, la qualità, la civiltà, la dignità di una comunità, anche come quella di Lanciano, non si misura soltanto grazie al vedere aiuole sistemate e strade asfaltate. La dignità, la civiltà, la qualità di vita la si misura quando gli ultimi vengono portati a poter vivere nelle stesse condizioni dei primi. E questo è l'obiettivo che la Lega si pone all'interno della proposta programmatica che presenteremo per le imminenti elezioni amministrative anche qui a Lanciano.